Un saluto a tutti da iPhone Assist. Questo che state vedendo adesso è un iPhone 3G. Come vedete qui manca un dentino dorato. In questo caso non può leggere alcuna SIM. Max ha fatto l'analisi tecnica, ma è molto visibile, comunque non era difficile, diciamo. Comunque il cliente dice non legge le SIM, mi sembra normale perché manca un dentino. Tempo fa abbiamo messo un video online lo facciamo vedere come si può sostituire questo dentino. Questa volta vorremmo farvi vedere come si sostituisce ugualmente questo dentino in modo ancora più pulito e, a mio dire, più veloce. Però non è forse per tutti il modo di lavorare, perché lo faremo con questa, che è una pistola termica, o, se vogliamo dirlo in altri modi, è una saldatrice ad aria calda. Siamo sui 450 gradi e andiamo a staccare i piedini. Staccheremo questi tre, girerò tutto quanto, staccherò gli altri tre e metteremo poi un nuovo lettore di scatole. Viene in modo molto più pulito e più preciso, senza bisogno alcuno di usare un saldatore di quelli, diciamo, normali. Si va con la pistola d'aria calda sul dentino da togliere, guardate, e si solleva con uno strumento. Oh, questo lavoro va fatto utilizzando il nettare, no? Questo che noi chiamiamo flussante. Se ne prende un po', questo serve a ravvivare le saldature e quindi a fare subito in modo che cedano volentieri alle mie lusinghe, avance, come le possiamo chiamare. Allora, ripartiamo. Ho messo la, come avete visto, quel bel liquido che si chiama flussante. Partiamo da qua, è uguale, da destra, da sinistra, basta che si parte da un lato. Poi una cosa a cui bisogna fare attenzione quando si usa una pistola ad aria calda o una saldatrice ad aria calda è proteggere le parti attorno che sono, si possono danneggiare con l'aria calda. Nel nostro caso questo lato qua e questo lato qua lo proteggeremo poi. Adesso non credo che andrò a incluire lì, per cui andiamo avanti, via. E uno, e due, li porto via, vedete, velocissimo, no? Terzo dentino. E tre, senza saldatore, senza nulla, come avete visto. Giriamo la scheda e andiamo a staccare gli altri tre dentini, quelli dal lato opposto, li vedete, no? Dovremo staccare 1, 2, 3. Mettiamo il flussante. Questo bip che sentite è quando con il nostro saldatore ad aria calda regoliamo l'intensità del flusso dell'aria. Mettiamo anche qui, in questo caso, il nettare. Max, che stai facendo? Saluta ai nostri clienti. Saluto ai clienti. Devi alzare la voce, se no non ti sente nessuno. Saluta ai clienti del Phone Assist. Ah, ecco. Sto rimontando. Ah, tu stai facendo la parte di sotto? Sì, di questo telefono. Max sta preparando la parte di sotto che l'ha distrutta. Io intanto... Che cos'è che non era distrutto qua, Max? È un po' da ridere. Vabbè, lettore di scheda SIM, poi la scheda madre è buona, l'importante già è quello, che la scheda madre sia buona. Andiamo a staccare gli altri dentini, eh? Questo è come quando uno diventa vecchio, no? Cascano i dentini. Si è battuto subito. Ok, bene. Facciamo cascare un po' più indietro, così non lavoro bene. Ok. Voi ci vedete? Vediamo un pochettino la vostra visuale. Voilà, siete in prima fila, poi vi faccio pagare il biglietto, eh? Vai con gli altri dentini. E uno, e due, e tre. Sono stato più veloce delle altre volte? Sì. Ora, serve sì il saldatore, ma per solo
preparare le piste. Come vedete, con l'aria calda è stato molto più veloce l'asportazione, ci ho messo quasi niente, no? È un lavoro che va fatto da mani esperte, mi raccomando, perché ho visto certi lavori fatti da chi ama il fai da te, ma se non lo sai fare è meglio che fai meno danni, no? Io caldeggio il fai da te, ma se uno non è capace ammette i propri limiti e lasci stare, altrimenti fa più danni che bene, ok? Dunque, speriamo che mi avete capito. Allora, adesso si mette ancora il flussante e si ravvivano le piste che io ho ora salvato. È rimasto qui sopra anche del residuato da asportare, delle vecchie del lettore. Vedete come l'ho ridotto con l'aria calda? Vi faccio vedere con le mani, guardate qui, eccolo qui, l'ho completamente bruciato. È così che deve succedere. Allora, prendiamo adesso il nostro saldatore Weller professionale WX2. Lo dico perché ci sono quelli che dicono che abbiamo saldatori a stagno di quelli usa e getta. Ok, allora, vai con le piste. E una, due. Vedete come rimangono belle vive? Con questo ho anche asportato la cosa che c'era in più. Voilà. Le piste fumano, poi mi raccomando, non fumate, che fumare fa male. Io non fumo ormai da 35-40 anni, anzi di più. Ho fumato per un anno o due quando ero giovane, poi ho detto ma chi me lo fa fare? Dunque, dove sta? Ecco qua. Ravviviamo le altre tre piste, aggiungiamo anche qui il flussante. Max, tu fumi? No. Bravo. Lo sapevo già, ma era giusto. Anche Stefano, sai, fumava, ma ha smesso. È intelligente, campagna contro il fumo. Poi chi vuole fumare lo faccia pure, basta che lo fa lontano dai vostri polmoni. Io farei come in America, nemmeno all'aperto li farei fumare, però vabbè. Allora, qualcuno ce l'avrà con me adesso, vedrai. Alright, abbiamo già preparato tutto. Adesso metterò il nuovo lettore di schede SIM e lo metteremo sempre con l'aria calda. Proteggerò attorno queste parti in plastica perché ho detto che si possono danneggiare, quindi abbonderemo con il flussante. Voilà. E ancora voilà. Dall'altro lato, fidatevi, vi sto mettendo un po' di nettare, eh? Non si vede, ma fidatevi. Viene un lavoro preciso, sfido anche i signori dell'Epo ad accorgersi che è stato sostituito il lettore di schede SIM, perché sarà come se non è mai stato toccato, però almeno i dentini ritorneranno tutti, quindi è un buon lavoro da dentista, ci vuole ogni tanto il dentista, no? Allora Max, ho posizionato il nuovo lettore di schede SIM, contrariamente a quello che ho detto ho deciso di saldarlo standard, perché avrei saldato da qui sotto ad aria calda, ma ci sono componenti importanti qui sotto che potrei danneggiare, per cui ho già posizionato il nuovo lettore di schede SIM, vedete, a tutti i dentini, tutti e sei, è appena nato, quindi a tutti i dentini. Non fa ridere sta battuta, mannaggia, non faccio mai ridere. Max faceva ridere la battuta a tutti i dentini? Nemmeno? No, vabbè, ok, non si può di niente, come siete acidi. Allora, l'ho posizionato, lo saldiamo standard. Facciamo così allora, mettiamo un puntino. Saldatrice professionale Weller WX2, dalla Germania le migliori cose, anche i ricambi. Facciamo la saldatura standard, ho messo già il flussante, via, si parte. Stagno, stagno, stagno. Tenete fermo il lettore di schede SIM, mi raccomando, come facendo io. Vai! Adesso basta fermarla, dopo che è stata fermata... Poi sì, è tutto un divertimento, si può dire. Ecco qua, è un punto. Voilà, è due. Vediamo se si è storta. No, se non sta dritta al suo posto è inutile che saldate, mi raccomando. Dunque, abbiamo staccato quindi il lettore di schede SIM con aria calda, lo stiamo riattaccando in modalità standard.
Eccoci qua, siamo sul lato opposto, vediamo di inquadrare il lettore di schede SIM, eccolo qui, saldiamo l'altro lato, stagno, flussante alla grande, non lesinate mai il flussante, mi raccomando, anche se costa, e come dice Stefano, tanto lo paghi tu, e lo so che lo pago io. Un tubetto 25 euro, miei stivali, quanti grammi poi? 5 grammi, quant'era? 10 grammi, scusate, 5 sono pochi, mi sembra tipo lo Zovirax, 10 grammi, vabbè, voi non lo conoscete? Meglio per voi, perché all'herpes lo conosce. Allora, altro soldatura qui, voilà. Poi lo rifiniamo in modo che non si veda per niente la saldatura che le ho fatto, eh? Diventerà un'opera d'arte. Alla fine un po' di alcol isopropilico, bella pulizia. Allora, adesso sfido a muoversi questa scheda, questo lettore di scheda SIM, perché l'ho già bello preciso fermato con vari punti. Vado a rifinire con la nostra punte da 0,1 mm, piccolissima, quindi ci vuole così. Sta a 320 gradi, 30, questo non è un 30 watt, ma è un 320 gradi di quelli belli seri. Allora, andiamo a rifinire le saldature frontali. Flussante. Voilà. Ok. Un po' di stagno, questo iPhone 3G è del nostro cliente affezionato che si chiama Davide, che ci manda tutti questi telefoni di ultima generazione, iPhone 2G, iPhone 3G. Scherzo Davide, però tutti i telefoni nuovi ce li tu, è un cultore, è un amante del salvaguardia dei vecchi telefoni. Alright, davanti ci siamo, di dietro rifinirò, fidatevi poi della rifinitura, poi Max finirà il resto e faremo vedere il telefono finito. Questo non leggeva le schede SIM, ma era normale, mancava un dentino. Andremo a vedere poi l'opera finita, grazie a tutti voi, dal signor che sta lavorando là. Vuoi salutare? Un saluto a tutti. Un saluto da Max e da iPhone Assist, ciao. Proseguo il video solo per farvi vedere il tocco finale, ho ripassato le saldature. Vedete, c'è tutto ancora il flussante, no? Alcol isopropilico, cotton fioc e vai. Questo è il tocco finale del maestro. Viene pulitissimo e si vedono molto meglio come sono state eseguite le saldature. L'alcol isopropilico si autoasciuga, non c'è bisogno quindi di fare nulla di nulla. Guardate le saldature se vi sembrano fatto bene. Aspettate un attimo che vi avvicino. Eccole qua. Qui c'è del sporco, lo togliamo, sempre il solito flussante che usiamo, qui sui bordi. Come vi sembra? Belle, vero? Giriamo dall'altro lato, anche qui c'è da pulire il flussante, di qua, vedete quanto ce n'è? Alcol isopropilico, cotton fioc, vai! Signor Davide, credo che adesso questo leggerà le SIM di tutto il mondo. Beh, quelle italiane forse, non esageriamo. Voilà, ho cercato di eliminare lo stagno in eccesso e di lasciare solo quello che era necessario. Max, tra poco lo passo a te, perché tu stai preparando il resto, poi avrai bisogno di questa scheda, no? Sì, sì. Che, sei diventato una donna? No. Ah. Oggi è scoppiato il caldo e i pollini giravano che era una bellezza. Mio nipote non è allergico a questi pollini, io sì. Lui è allergico a quelli che nascono prima. Gli altri giorni era lui a starnutire, adesso sono io. Allora, qui è pulito, ritorniamo a vedere qui com'è l'opera d'arte. Vedete, l'alcol si è asciutto, si è asciugato, c'è ancora un po' di flussanti che andiamo a togliere.
che venire bello pulito come mamma l'aveva fatto prima. Mamma è, in questo caso è l'Apple, eh? Allora, ancora un po' di alcol isopropilico, bello puro, 100%. Non lo respirate, eh? Se no vi fa dormire. Non lo vendiamo l'alcol isopropilico, perché poi i clienti ci chiedono se vendiamo pure queste cose. Si trova ovunque, anche su eBay. Se vi serve compratelo. Non da noi. Noi anche l'abbiamo comprato. Attenzione però che dovete averci qualcosa per il fuoco, perché è altamente infiammabile. Non ci fumate vicino, insomma. Vi abbiamo detto di non fumare per niente, però almeno vicino all'alcol isopropilico non ci fumate. Allora, mi sembra che ci siamo, Max. Questo adesso lo passo alla tua rifinitura. Grazie a tutti voi da iPhone Assist. Eccoci nel banco di lavoro di Max. Salve. Che lo ha assemblato. Questa è la scheda madre che prima io ho saldato il connettore, no? Max ha assemblato la cover, l'abbiamo cambiata. Fagli vedere un po' quella vecchia com'era bella ridotta. Eccola. Questa era la vecchia. Questa era un po' frantumata, come vedete, rotta, del nostro signor Davide. 8 GB con 3G. E adesso eccola qui, con la nuova ancora cellofanata montata. Il resto è tutto del signore, anche il connettore dock e tutto quello che serve. Ci ha chiesto di cambiare il lettore di scheda SIM, di sistemare il tasto power. E c'era una terza cosa che ci aveva chiesto, te la ricordi, Max, che non me ne viene adesso? No, tasto power, tasto home. Tasto home, sì, che hai sostituito, ce lo fai vedere? O ancora non hai finito? No, no, è qui. Togli il nome, il cognome, cioè. Dunque, gira. Sì, questo ecco, era il vecchio. L'hai cambiato, ok, va bene. Guardate, si vede il riflesso del signor Max nel vetro. Ok, va bene, vai avanti.